Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla John Cabot University. Franco Pavincello, per chi non mi chiede, sono il presidente della John Cabot e vi do il benvenuto quindi per quella che è la lecture inaugurale delle Kushla Lecture, le sfide del COP28. COP28 e le fonti innovative per la finanza di un fondo per le perdite e i danni. Questa serie è stata creata, diciamo, con appunto un finanziamento del dottor Kushler, un ornitologo molto famoso specializzato proprio in uccelli acquatici, ed è per noi oggi un onore accogliere queste due importantissime personalità, il professor Benito Müller, che ha un PhD in filosofia dell'Università di Oxford, membro della facoltà di filosofia dell'Oxford University, ed è veramente un'autorità internazionale per quanto riguarda il capacity building e per quanto riguarda dei negoziati sul climate change. Il professor Müller è anche direttore generale dell'Oxford Policy, Climate Policy, e direttore della European Capacity Building Initiative. È anche una vera e propria autorità per quanto riguarda il capacity building del settore del cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo. La seconda relatrice è la dottoressa Federica Africano, che ha una laurea italiana in scienze geologiche ed è direttore degli affari dell'Unione Europea per quanto riguarda il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza. È un esperto per quanto riguarda le politiche ambientali ed è anche coordinatrice dell'ufficio di Bruxelles per quanto riguarda le questioni ambientali del Ministero e aiuta a facilitare quello che è l'accesso praticamente ai fondi comunitari. Inoltre avremo poi Giacomo Di Capua, che è un esperto di cambiamento climatico che si è laureato qui da noi. Quindi diamo il benvenuto ai nostri oratori. Sono quindi lieta adesso di dare la parola al moderatore. Grazie mille. Grazie Presidente, è un grande onore avere quindi questi due illustri ospiti qui con noi per discutere di questioni che influenzano noi tutti, ci interessano noi tutti. L'evento di questa sera è stato concepito perché la John Cabot University ogni anno ha una delegazione di studenti che vanno alla COP. Per preparare quindi questa delegazione nel modo migliore, noi abbiamo deciso di invitare appunto due esperti, due vere e proprie autorità mondiali per quanto riguarda appunto la COP, per poter parlare a questa delegazione di studenti che è qui con noi, e quindi chiederemo alla fine ai due relatori delle domande, e quindi fate tutte le domande che volete alla fine delle loro presentazioni. Quindi iniziamo con il professor Müller. Vuole iniziare lei? Quindi grazie professore. Mi sentite? Mi sentite bene? Perfetto. Good. And yes. Where do I press? Just up and down here. Okay. Good. Bene. Thank you very much. Grazie tante per essere venuti qui oggi a sentire appunto quello che ho da dire. Parleremo di varie cose. I'm going to talk about a bugbear. Parleremo in qualche modo di uno spauracchio che noi abbiamo sempre avuto negli ultimi 20 anni, che purtroppo è ancora qui con noi questo spauracchio. Io
Lavoro moltissimo appunto con l'Unione Europea, con i team di negoziatori e mi sento un po' come una sorta di gentile organizzatore, un GO del Club Mediterraneo. Mi sentite meglio adesso? Perfetto. For those of you who are going to go into the corporate world, quindi per coloro che poi andranno a lavorare nel settore della cooperazione, il networking è fantastico, soprattutto perché poi vi capita anche di partecipare a delle cene fantastiche, non stare sempre seduti, diciamo, davanti al computer. Con il networking potete conoscere persone che poi appunto saranno persone in cui voi avete una grande fiducia. E quindi, a parte questo, però io mi occupo anche di finanza per i paesi in via di sviluppo. E quindi, ecco, vediamo se riesco a far partire la mia diapositiva, grazie. Io lavoro da anni ormai su queste tematiche e il mio caro amico Salim Wak purtroppo è scomparso poche settimane fa. Lui aveva fondato praticamente l'ECPI con me e quindi è stato per me veramente uno shock vederlo scomparire in modo così prematuro, perché appunto lavoravo con lui da tanto tempo. L'ultima volta a giugno a Bonn avevamo, diciamo, un ruolo strategico da svolgere. Ed era un punto praticamente dove noi ci eravamo installati, che era vicinissimo all'entrata, dove tutti entravano, e quindi immaginate tutti quelli che passavano, in qualche modo noi li vedevamo. All'epoca appunto eravamo molto interessati a quella che era la Global Climate Coalition, e quindi per noi era estremamente importante crearci tutti questi contatti. Quindi veramente riposi in pace Salim, un mio carissimo amico, oltre che grande collega con cui ho fatto cose importantissime di lavoro. Nel 2006 c'era questa imposta, diciamo, di solidarietà che era stata utilizzata proprio per delle finalità sociali, in quel caso anche l'AIDS. Quindi una imposta che viene raccolta praticamente. In questo caso parlo di quella che è l'imposta di solidarietà francese del 2006, che era praticamente un onere di un euro sui voli in classe economica in Europa, 4 su quelli a lungo raggio sempre in classe economica, 10 in business class in Europa e 40 nella business class per il lungo raggio. Quindi il governo francese effettivamente aveva voluto creare questo fondo di solidarietà per lo sviluppo, gestito proprio dall'agenzia che si occupava di sviluppo, e tutti quei fondi venivano praticamente utilizzati per questioni, per esempio, sanitarie, come quelle che interessavano appunto l'Unit AIDS, la lotta all'HIV AIDS, la malaria e la tubercolosi. Quindi la terminologia è molto importante. Volevamo, per carità, non chiamarla tassa, tax, ma avevamo appunto preferito imposta, prelievo, e abbiamo utilizzato quindi questa terminologia di levy, questo termine levy. Ora, la cosa interessante è che al 2012, per l'anno per cui abbiamo tutte le informazioni e i dati riguardanti questo prelievo praticamente aveva portato 162 milioni di euro annualmente, addirittura si parla anche di 175 milioni l'anno, per un totale di 1 miliardo di euro dalla sua creazione.
Tutti dicevano che il governo francese aveva fatto un errore perché in qualche modo tutto questo avrebbe avuto un effetto su quello che era il flusso dei passeggeri a livello internazionale. Così non è stato. E effettivamente non c'è stato alcun impatto, come appunto ha detto il governo francese, sul traffico aereo e sul turismo francese a seguito di questo prelievo. Ecco, vedete adesso quello che è il costo praticamente di un biglietto in classe economica della British Airways Londra-New York, Londra con partenza appunto il 25 giugno 2023. Ecco, questo è il costo. E vedete, di questo 798,61 euro praticamente c'è un piccola quota che è quella che va per esempio a verificare tutti quelli che sono animali e specie vegetali che vengono importate negli Stati Uniti, ma in realtà quello che io qui voglio dimostrare è che molti paesi effettivamente hanno quelle che sono dei prelievi, delle imposte, chiamatele come volete, sui biglietti aerei. Ed è, per esempio, molto più facile fare questo che magari raccogliere un gettito, un prelievo di quella che è la carbon tax, la tassa sul carbonio. Io ho scritto proprio un documento con Cameron Paper, che è un bravissimo economista di Oxford, e noi abbiamo cercato appunto di utilizzare questo modello francese per quanto riguarda proprio la imposta, una tassa, chiamiamola così, per l'adattamento. E questo è per... L'adattamento è un termine che viene molto utilizzato in questo contesto. Quindi siamo arrivati a avviare questa prelievo, questa IAPA, l'International Air Passenger Adaptation Levy, una proposta dal gruppo dei paesi meno sviluppati nell'ambito del piano d'azione di Bali. No, LCA, AWC, LCA, anyway, it's one, it's the thing, it's the thing which came, that che è stata poi presentata all'UNFCCC AWC LCA il 12 dicembre 2008, quindi esattamente 2 anni dopo l'avvio di quella che era il prelievo di cui avevo prima parlato, quello sul biglietti aerei. Però il problema era che in qualche modo l'UNFCCC non aveva la competenza per poter legislare nel campo dell'aviazione. Ancora non lo ha, mi confermano. E quindi ci volevano delle alternative per quella che doveva essere un prelievo mondiale di tipo top-down. Quindi quello che si poteva fare erano raccomandazioni in qualche modo. Ma non era questo quello che ci interessava. E quindi il settore in cui era stata avviata questa prelievo, che era quello dell'aviazione in Francia, aveva fatto appunto rilevare questo e aveva parlato di una tassa discriminatoria sul trasporto aereo che era stata introdotta dal governo francese il 1 luglio del 2006 con una sorta di imposta di solidarietà per poter creare delle forme di aiuto per i paesi in via di sviluppo. Questo era quello che appunto la IATA aveva detto per quanto riguarda questa imposta sulla solidarietà. E alla fine appunto il Consiglio degli Affari Economici dell'Unione Europea, Ecofin, aveva considerato e infine rifiutato quest'idea di attuare una imposta di questo tipo su base europea. E anche l'Unione Africana aveva pubblicamente espresso la sua posizione a questa possibilità, a questo concetto. Poi arriviamo appunto alla fase di spin-off, la numero 2. Nel 2020 si voleva in qualche modo creare una sorta di prelievo che però non fosse più top-down ma bottom-up. E si è pensato quindi a questo CAPS, Corporate Air Passenger Solidarity, cioè la solidarietà sul traffico aereo da parte delle imprese.
Questo in qualche modo aveva la possibilità, visto che c'era una possibilità di fare una donazione, c'era proprio un tasto, un pulsante con la quale si poteva fare una donazione e quindi in qualche modo sicuramente c'era questa volontarietà, non era un obbligo, diciamo, questo prelievo. La Banca Mondiale poi in realtà non ha subito capito come utilizzare al meglio questi fondi che arrivavano, però comunque erano fondi che la banca aveva in pancia e in qualche modo sono stati poi utilizzati per attività che riguardano, diciamo, lo sviluppo e si può fare una donazione anche a titolo, diciamo, individuale. Allora, qual è stata la soluzione che insomma alla fine è stata trovata? La soluzione, e infatti parliamo del 2023, è stato quello di prendere sul serio il modello francese, di farne qualcosa che potesse essere applicato a livello nazionale, ma che potesse in qualche modo essere guidato da un gruppo di paesi che volevano in qualche modo adottare questa soluzione volontariamente. Quindi i paesi non erano forzati, non erano obbligati in qualche modo ad avere questo prelievo, doveva essere qualcosa su base volontaria. Per esempio, l'esempio è stato questa imposta appunto sui biglietti aerei, che era molto simile a quello che era il vecchio prelievo francese di solidarietà di cui vi avevo parlato. Poi c'è stato un altro esempio, che è quello dei prelievi sul trasporto marittimo, 10 euro per container. E appunto, quindi non soltanto nel settore aereo, ma anche nel settore marittimo, ci sono stati esempi di questo tipo. Ci sono paesi, per esempio, la Danimarca o altri paesi che sono molto interessati all'aspetto delle spedizioni di tipo marittimo via mare e quindi il fatto di inserire questo prelievo di 10 euro per container ha portato sicuramente ad avere una notevole quantità di fondi messi a disposizione in questo modo. E questi possono essere utilizzati appunto per questo fondo perdite e danni che è stato appunto introdotto a Sharm el Sheikh e per noi c'è questo grave pericolo che questo fondo possa essere una sorta di fondo placebo, quindi svuotato del suo vero ruolo. Quindi noi dobbiamo effettivamente trovare altre risorse, altri fondi, oltre a quelli che sono i contributi di bilancio. E questo è sicuramente molto più attrattivo anche per i paesi in via di sviluppo, perché per molto tempo i paesi di sviluppo non volevano parlare di risorse alternative, di fondi alternative. Perché volevano che tutto insomma fosse gestito o pensavano fosse gestito al meglio dai privati, ma poi hanno capito che così non è stato, per cui questi diciamo fondi hanno dimostrato quanto è importante per esempio il ruolo del pubblico. La stessa Hillary Clinton all'epoca ha dimostrato l'importanza anche del pubblico nella raccolta di questo tipo di fondi per lo sviluppo. E tanto per darvi un'idea, se questo tipo di prelievo fosse stato applicato in tutta l'Unione Europea, sia quello appunto sui biglietti aerei o quello sui container, avrebbe generato 1 miliardo di euro l'anno, che per carità non è mai abbastanza, ma non è comunque neppure tanto poco, non sono certo noccioline. E non è facile, diciamo, spendere 1 miliardo di euro l'anno, quindi sicuramente non avrebbe risolto tutti i problemi, ma sarebbe stato un grosso aiuto.
Ecco, qui vedete appunto il QR code di questa IAPAL. E quindi, poi, mentre preparavo questa mia presentazione, ho letto anche un articolo che il direttore generale della Digi Imposte, Digi Taxud, che si è concentrata appunto sul sistema della tassazione sul trasporto aereo. They looked at 10 euros applying to all flights would have a minimal impact on praticamente è stato dimostrato che un numero di paesi membri dell'Unione Europea e anche di altri paesi confinanti, Austria, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo e Svezia, insieme alla Norvegia e al Regno Unito, hanno già in qualche modo attuato un'imposta, un prelievo su questo tipo di biglietti in alcune giurisdizioni meglio definite appunto come onere o come imposta su tutti i passeggeri in partenza su voli aerei. Ed è stato dimostrato che in qualche modo per un'imposta sui biglietti, un'imposta flat, quindi a tasso unico di 10 euro, che si applicava a tutti questi voli, e la riduzione della domanda era del 9% sui voli intra spazio economico europeo e dell'1,% su quelli che sono invece i voli al di fuori di questo spazio. L'importo totale dell'imposta è di circa 6,7 miliardi calcolata per il 2025 e arriverà a 9,9 miliardi di euro nel 2050. E potete vedere quindi che è iniziato questo grosso dibattito adesso anche su questo tipo di fondi per quanto riguarda le politiche internazionali sul clima. Qui vedete appunto l'Oxford Climate Policy blog in cui c'è stato praticamente proprio un appello per quella che è una sorta di alleanza di solidarietà internazionale per il clima. Quindi quello che sta accadendo è effettivamente che altri paesi possono unirsi, diciamo, a questi paesi che in qualche modo hanno già iniziato a percorrere questa strada. È importante quindi che ci sia appunto questa alleanza di solidarietà per il clima ed è importante riuscire a trovare delle risorse per finanziare questo fondo. Ed è più facile farlo con uno strumento di questo tipo piuttosto che con delle procedure o dei finanziamenti di tipo nazionale. È difficile convincere i parlamenti a mandare, diciamo, fondi all'estero. Se invece vengono stanziati, accantonati e non passano, diciamo, tramite i governi nazionali, è più automatico ed è più facile. Ora, per concludere, posso dirvi in qualche modo che queste sono un paio di idee che potrebbero essere utilizzate sulla scia di quello che era stata già l'iniziativa francese. Si tratta appunto di elementi proprio per rendere operativo questa alleanza della solidarietà per il clima. Noi pensiamo che appunto i paesi in via di sviluppo potrebbero unirsi in questa iniziativa e questo chiaramente dovrebbe essere, diciamo, un'iniziativa che si rivolge in particolar modo a quelli che sono i paesi più ricchi a livello mondiale, con una progressiva differenziazione a seconda appunto, per esempio, delle classi di biglietti aerei. Quindi in genere si pensa che dovrebbe essere, diciamo, questo fondo finanziato da quelli che sono i passeggeri più ricchi. Quindi questo fondo dovrebbe avere anche un accesso equo. Fondamentalmente i fondi dovrebbero andare proprio alle persone, alla base, quelle che hanno maggiore necessità. Mi è stato detto appunto da un amico che è un esperto nel campo dei negoziati a livello economico e finanziario che questa idea
era stata originariamente portata avanti da quello che era il governo messicano in una iniziativa proprio per quanto riguarda i cosiddetti fondi verdi, i Green Fund. E quindi questo dimostra che anche i paesi in via di sviluppo sono interessati a partecipare. Quindi i paesi che volontariamente vogliono in qualche modo avere la possibilità di finanziare questo fondo perdite e danni, noi proponiamo che ci dovrebbero essere per esempio dei limiti, per esempio i paesi più vulnerabili, i paesi per esempio meno sviluppati potrebbero utilizzare tutti questi fondi, altri magari altri paesi in via di sviluppo potrebbero utilizzarne fra il 50 e il 100%, i paesi sviluppati soltanto un 25%, e questo sarebbe l'utilizzo domestico nazionale di questi fondi, quindi 100% invece per i paesi più vulnerabili. So che alcuni piccoli stati insulari, per esempio, vogliono avviare delle iniziative di tipo nazionale, non vogliono aspettare, diciamo, che arrivino poi questi fondi a livello internazionale, però bisogna dire loro che magari se partecipano a questo programma, per esempio un paese tra i meno sviluppati può mantenere i propri fondi, ma in qualche modo se contribuiscono a questo fondo noi potremmo restituire il doppio della somma di questi investimenti, e quindi questo potrebbe incentivarli a partecipare a questi programmi. Ecco, queste sono alcune proposte, diciamo, una breve panoramica di alcune proposte che potrebbero essere operative, e penso quindi che questo ha delle enormi potenzialità, perché non è una iniziativa di tipo semplicistico, è soltanto un'iniziativa semplice. Non è una Lamborghini, non è una macchina, diciamo, di lusso, però è qualcosa di simile magari a una utilitaria, a una 500, ma penso che potrebbe funzionare. E penso quindi che è importante che i paesi partecipino a queste iniziative per definire un'iniziativa di questo tipo, per fare veramente qualcosa sul campo e non parlare soltanto su come cambiare, per esempio, il sistema o l'architettura finanziaria a livello mondiale. Noi vogliamo fondi, vogliamo risorse e li vogliamo ora. Grazie mille della vostra cortese attenzione. Forza e coraggio. Grazie professor Müller per questa interessantissima presentazione. Passiamo adesso a Federica Fricano, che ci parlerà un po' di quelle che lei ritiene essere le sfide del COP28 a Dubai. Grazie. Penso che le osservazioni che sono state fatte dal mio collega sono state molto interessanti, anche se io dico che se si propone al governo italiano di mettere un imposta direbbero: ah sì sì, che bella idea, ma poi queste imposte poi finirebbero su quella che è la bolletta elettrica, e sono, diciamo, fondi molto variabili e che in qualche modo non so se sarebbero tanto contenti di convogliarli poi a livello mondiale. Risponderò magari dopo a questa osservazione. Comunque, bisogna vedere adesso intanto di capire quale sarà il contesto in cui ci muoveremo per quanto riguarda la COP28. Immaginate, il contesto geopolitico è molto complesso, conflitto Russia-Ucraina, la crisi nel Medio Oriente, un aumento delle incertezze per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, e poi soprattutto questa opposizione Cina-Stati Uniti per quanto riguarda appunto le cosiddette misure unilaterali della Cina nei confronti degli Stati Uniti e viceversa, per quanto riguarda il meccanismo appunto di adeguamento del carbonio, Carbon Adjustment Mechanism.
Quindi sembra che adesso le cose si stiano un po' migliorando, ma non sappiamo ancora. Poi c'è anche una presidenza entrante controversa che definisce un'agenda per la COP21 che si concentra principalmente sulla mobilizzazione e sulla comunicazione, con uno scarso interesse per quello che è, diciamo, il cammino verso decisioni complesse che in qualche modo dovranno essere necessariamente prese nel negoziato. Perché questo COP deve comunque dare risultati, deve formulare decisioni. E vedremo appunto quali saranno queste decisioni. E poi c'è questa eredità della COP27 che si è concentrata non tantissimo su questo fondo perdite e danni e anche su questioni come quelle della mitigazione e dell'adattamento. Anche se vi dicevo la situazione non è delle più facili. Poi c'è anche la questione che finora non si è riusciti a soddisfare quello che era praticamente l'obiettivo dei 100 miliardi entro il 2020, questo obiettivo finanziario che ormai domina dal 2021 il dibattito fra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. Ecco, quindi qui vedete un po' sempre per quanto riguarda il contesto, equity, CBDR e responsabilità storiche. Qui vedete quella che è la cosiddetta responsabilità storica, dove siamo arrivati da questo punto di vista. Abbiamo il problema delle emissioni e quello che potete vedere da questa sorta di grafico, quelle che sono le emissioni storiche di CO2 e quella che è invece la situazione attuale. Vedete molto chiaro quello che sta accadendo. Perché quindi è così importante coinvolgere alcuni paesi in questo dibattito e anche su chi in qualche modo deve finanziare questo fondo perdite e danni. Chiaramente le responsabilità storiche rimangono, ma il mondo sta cambiando. E quindi anche l'interpretazione di equity, che cosa significa? Ci sono diverse interpretazioni di equity per quanto riguarda l'aspetto climatico. Questi sono i flussi finanziari ed è molto interessante perché vedete un po' quello che è il panorama in qualche modo. Vedete quelle che sono le cifre totali, una media annuale di 1,27 trilioni di dollari. E se vedete in qualche modo questo viene distribuito, la maggior parte va in quella che è l'aspetto della mitigazione e molto meno invece per quanto riguarda l'adattamento, perché è difficile attirare dei fondi per l'adattamento. È molto più facile farlo per la mitigazione, perché chiaramente si può mobilitare il settore privato ed è più facile che parlare appunto a governi in chiave di adattamento. Ma bisogna dire che se si guarda a quello che è, diciamo, il contesto in termini di flussi finanziari, vedete, 1,3 trilioni di dollari sono i flussi che vanno a finanziare praticamente gli aspetti climatici mondiali. Guardate invece i fondi per altri settori, per tutti gli altri settori. Abbiamo per esempio l'aspetto delle spese militari, 2,2 trilioni, 7 trilioni per quanto riguarda le sovvenzioni per il carburante fossile, il 11,7 trilioni per quanto riguarda le misure di emergenza mondiali per il Covid e tutte le misure fiscali e di bilancio, e 8,6 si prevede dovrebbe essere quella che è l'esigenza di finanziamenti per affrontare le problematiche mondiali del clima fino al 2030.
Quindi, allora, ci chiederete, beh, certo, allora bisognerebbe espandere questo bilancio, ma chiaramente questo poi porta a ridurre i finanziamenti per altri settori e su questo non sempre i governi sono d'accordo. La coperta, insomma, è sempre un po' troppo corta. Poi, vedete, ve lo dicevo, queste sono appunto le esigenze di finanziamenti per quanto riguarda gli aspetti climatici in diversi scenari, vedete. Tutte quelle che potrebbero essere perdite e danni praticamente che derivano dalle problematiche climatiche che sono calcolate sulla base dei dati scientifici. Ora, quale sarà questa agenda per la COP28, che è un'agenda molto critica, c'è una grande complessità in questo negoziato. Abbiamo 5 agendi per 5 istituzioni, quindi COP, CMP, CMA, STA e SBI. Stiamo ancora discutendo del protocollo di Kyoto, il che è ancora è un po' folle, ci dovrebbe far pensare, ma all'interno di questa grande agenda noi dovremmo parlare di quello che è il Stocktake Global, che è praticamente il bilancio delle emissioni a livello mondiale, il cosiddetto ciclo ambizioso dell'accordo di Parigi, con una valutazione complessiva di dove i paesi sono arrivati in termini di attuazione delle politiche di mitigazione, definite da quelli che sono i contributi volontari, poi quelli dell'adattamento e della finanza per il clima, perché tutto questo dovrebbe in qualche modo informare il prossimo round, la prossima tornata di contributi volontari. Poi dobbiamo considerare l'aspetto appunto del fondo perdite e danni, deve diventare operativo. E abbiamo quindi diversi, diciamo, punti di partenza e diversi percorsi che noi dobbiamo attivare. Abbiamo questo programma di lavoro che è quello classico della giusta transizione, poi dobbiamo capire con il Global Goal on Adaptation, GGA, come misurare le esigenze di adattamento e quali sono gli obiettivi da definire e raggiungere in termini quantitativi e qualitativi. E poi abbiamo questo nuovo obiettivo finanziario, il New Collective Quantified Goal, il nuovo obiettivo collettivo quantificato, ma restiamo in quello che è appunto il cosiddetto bilancio mondiale delle emissioni per la COP28, un aspetto molto importante perché dovrebbe in qualche modo essere il meccanismo che permette all'accordo di Parigi di progredire in termini appunto di ambizioni, perché nell'accordo di Parigi si dice che in qualche modo il prossimo round deve essere comunque sicuramente un passo avanti rispetto al precedente, perché se si fallisce in questo obiettivo si fallisce in quello che è proprio l'essenza dell'accordo di Parigi. Ma noi sappiamo qual è la situazione di oggi, stiamo ancora discutendo di quelle che è praticamente la forma della decisione. A Bonn i paesi non sono riusciti a convenire su una struttura per questa decisione, dovessero essere raccomandazioni generali, obiettivi, impegni, dichiarazioni, obiettivi, e questa è una grossa divergenza. Poi c'è divergenza su quali dovrebbe essere l'ambito della decisione, mitigazione, adattamento, mezzi di attuazione per i paesi in via di sviluppo. Si può parlare anche di quello che è il terzo obiettivo del Accordo di Parigi, che è la trasformazione dei flussi finanziari o, secondo i paesi sviluppati, la categoria perdite e danni non dovrebbe essere, diciamo, una categoria di per sé. Poi c'è la portata della decisione. Il ciclo doveva in qualche modo informare il prossimo round dei cosiddetti contributi nazionali volontari e doveva andare praticamente in questo periodo dal 2020 al 2030, a seconda che vi sia un piano quinquennale o un piano decennale. Ma con il COP26 avevamo, diciamo, discusso di questo limite appunto dell'1,5
e dovevamo quindi attivare un sistema di rapida riduzione delle emissioni. E quindi i riferimenti giuridici ci dicono che la decisione deve essere presa sulla base della convenzione, sulla base dell'accordo di Parigi, e dobbiamo in qualche modo corroborare e sostanziare quello che è il principio di equità. Quindi potete immaginare quanto tutto questo sia difficile. L'aspetto appunto dei riferimenti giuridici è molto molto complesso da definire. E la discussione è perché chiaramente ci sono diversi riferimenti giuridici che devono essere considerati, e quindi bisognava in qualche modo introdurre l'idea che in qualche modo il mondo cambia, e quindi coloro che erano praticamente quelli più interessati in passato potevano cambiare con il tempo, e quindi bisognava in qualche modo adeguarsi. E poi c'è l'aspetto della finanza, cioè quale dovrebbe essere l'esito, dato quello che è la discussione e il dibattito parallelo che sta andando avanti su quello che è il nuovo obiettivo per la prossima tornata. Se prendiamo seriamente questo obiettivo, noi dovremmo in qualche modo informare tutte quelle che sono le azioni che sono state adottate anno dopo anno e che verranno adottate fino al 2030. E quindi ci deve essere un quadro di responsabilità, perché altrimenti ci ritroveremo in una situazione in cui nella COP26 abbiamo preso delle ottime decisioni, a cui poi non è stato dato seguito, non ci sono stati i follow-up. E quindi il follow-up ci deve dire come e se si può in qualche modo verificare quelli che sono stati i seguiti delle decisioni adottate allora. Quindi c'è un aspetto di responsabilità, di accountability. Quindi se definite un obiettivo, è chiaro che è necessario anche avere un sistema per cui si possa verificare e valutare quello che è lo stato d'avanzamento verso il raggiungimento di questi obiettivi. Quindi questo bilancio globale chiaramente vuole essere una sorta di ciclo ambizioso dell'accordo di Parigi, e alla COP28 quindi questo bilancio dovrà in qualche modo facilitare una correzione di rotta a livello di ambizione e di attuazione. E quindi diciamo una correzione di rotta sia per quello che è praticamente il breve periodo, quindi quel famoso 1,5 che dovrebbe essere alla nostra portata, e poi anche nel lungo termine per il prossimo round di quelli che sono i contributi nazionali volontari. Poi dobbiamo appunto tradurre questi risultati in programmi, impegni agibili, attivabili, e garantire l'attuazione e la responsabilità per capire come ogni anno noi possiamo in qualche modo valutare quello che è stato raggiunto. Io pensavo di fare in realtà la presentazione prima di Benito, però visto che la faccio dopo, voglio comunque fare riferimento a questo aspetto della discussione sul fondo perdite e danni. Perché sappiamo che c'è una situazione difficile in cui veramente i paesi dicono: ma veramente c'è bisogno di questo fondo, è importante capire come riuscire a trovare questi fondi. E insomma, tutte queste dubbi che alcuni hanno sollevato, e c'è stato appunto un del team dei negoziatori, Pinita Clark, che ha detto molto molto chiaramente una cosa che io condivido, e cioè penso che questo dovrebbe far parte, diciamo, di questo nostro dibattito, quello che appunto è il prelievo di cui ha parlato il collega nel settore appunto marittimo
e nel settore aereo, ma la difficoltà è proprio quella di avere una sorta di comprensione a livello mondiale, un accordo a livello mondiale, quindi si dice andiamo avanti in modo volontario, senza obbligare nessuno. Però è anche vero che se pensiamo a quello che è, per esempio, all'imposta sulle transazioni dei carburanti fossili, e il dibattito, diciamo, è ancora in corso. Ed è per questo che bisogna chiedere alla presidenza di iniziare appunto con dei contributi volontari. E dobbiamo anche valutare quello che è il principio di chi inquina paga. The polluter pays principle. Però forse è un sogno. E allora veramente dobbiamo dire, ma insomma, se si possono magari milioni per avere Cristiano Ronaldo, allora si può pagare anche un fondo di questo tipo. Questo è stato detto da un funzionario occidentale ad un rappresentante dell'Arabia Saudita proprio nel negoziato su questo perdita e danni. Non vogliamo farti pressioni, però insomma, sei l'ultimo. Innanzitutto, grazie. È un grande piacere per me per essere qui oggi per l'avvio di queste fantastiche lecture. E voglio dire, se qualcuno sta ascoltando, magari potreste dire all'oratore di parlare con il microfono un po' più vicino, cortesemente, grazie. Se qualcuno gli può avvicinare il microfono. Quindi volevo ringraziare gli organizzatori per aver creato questo spazio, questa iniziativa qui alla John Cabot University, su questioni che fanno riferimento proprio a queste tematiche molto interessanti. Nella mia veste quindi di delegato ufficiale dell'Italia alle Nazioni Unite, e quindi questo significa che ci sono alcune aspirazioni da punto di vista appunto dei giovani in particolare. Negli ultimi mesi la mia collega Annalita Napolitano ed io abbiamo fatto parte appunto della delegazione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e c'era appunto questo round sociale e per i diritti umani, e il dibattito è stato molto utile per cercare di definire quelli che sono stati appunto gli obiettivi da perseguire. Insomma, manca veramente molto poco, 180 ore, mi sembra, non di più, all'avvio ufficiale della COP28, e quindi dobbiamo rafforzare in qualche modo le nostre capacità per avere un effetto positivo. E ci sono tre, diciamo, messaggi principali che stanno emergendo proprio da quello che è il movimento mondiale dei giovani. Il primo è avere più ambizione. È una cosa fondamentale, urgente, veramente la quintessenza di quella che è la nostra missione. Quindi è importante che si preparano dei documenti, ci sono dei documenti fondamentali che fanno riferimento al sistema delle Nazioni Unite, ed è importante quindi raggiungere questi obiettivi. E soprattutto che ci si concentri moltissimo su quello che è l'aspetto dell'adattamento dal punto di vista climatico. E poi ci sono anche altri aspetti problematici che fanno riferimento appunto ad altre tematiche, ivi compresa quella della mitigazione, come è stato ricordato. Noi dobbiamo cercare di capire come possiamo definire questa nuova architettura su aspetti fondamentali di questo processo. E il rapporto che è stato appunto presentato la scorsa settimana ci dice chiaramente che dobbiamo andare oltre questo obiettivo praticamente dell'1,5 di diminuzione della temperatura a livello mondiale per conseguire quella che è stata appunto la promessa dell'accordo di Parigi. E dobbiamo vedere in che modo queste ambizioni possono essere realizzate. E credo che tutte queste iniziative possano avere un barlume di speranza. Poi
C'è un secondo aspetto per cui il movimento giovanile è molto importante, questo aspetto del danni e perdite e del relativo fondo. Una conversazione che è andata avanti, un dibattito che è andato avanti, e dobbiamo capire che forma questo tipo di fondo potrebbe avere. E da un lato c'è un segnale positivo, questa transizione che deve essere gestita sulla base di una serie di raccomandazioni, e bisogna raggiungere, diciamo, un consenso su questi aspetti. E quindi ci sono questi aspetti positivi da considerare e bisogna anche esplorare quelle che possono essere delle risorse innovative per, appunto, essere convogliate in questo fondo. Sapete che, come ci ha detto la collega, c'è una situazione geopolitica molto complessa, però appunto i giovani hanno un ruolo molto importante da svolgere da questo punto di vista. La connessione fra quelli che sono effettivamente le perdite e i danni di tipo concreto sono state per esempio portate spesso anche di fronte a dei tribunali a livello nazionale, quindi c'è questa connessione praticamente fra l'ambiente e i diritti umani. E l'ultimo messaggio fondamentale che voglio lasciare è una sorta di provocazione anche, perché appunto Mary Robinson l'ha detto chiaramente, che ha detto che ci dovremmo chiedere quali sono, diciamo, i migliori assi, le migliori possibilità che abbiamo a disposizione per gli anni futuri. È naturale che molto del movimento giovanile si sta concentrando appunto sulle tematiche climatiche e sta attivando sempre più il dibattito sulle questioni climatiche, perché questo è importante per l'umanità, perché noi abbiamo una grande capacità di mobilitare risorse. Quindi io credo che è arrivato il mondo veramente di utilizzare questa grande forza in tempi così cruciali, che è la forza dei giovani nell'ambito anche delle delegazioni nazionali. Questa è la possibilità che noi abbiamo per portare avanti quelli che sono degli obiettivi per il clima. Ed è questo il motivo per cui noi a New York abbiamo appunto parlato della necessità di riconoscere il ruolo dei giovani e giovedì scorso abbiamo appunto adottato una risoluzione che incoraggia proprio, incentiva gli Stati membri a coinvolgere sempre più i giovani nelle delegazioni nazionali. Quindi fondamentalmente, in conclusione, ben poco ci separa ormai dall'avvio della COP28. E quindi voi delegati sarete lì e dovete credere in quella che è la capacità che voi avete di sostenere appunto il vostro paese, ma tutto il movimento internazionale, concentrandoci su quelle che sono le priorità mondiali. E noi crediamo che il sistema delle multinazionali deve lavorare non soltanto per la società, ma anche per tutti i giovani, per le future generazioni che faranno parte di questa società. Grazie ancora per avermi invitato e grazie per questi discorsi appunto che sono stati di grande ispirazione. Grazie davvero. Allora, che bello, no? Non ci sarebbe messaggio migliore che quello che ci ha dato appunto l'ultimo relatore. Noi siamo alla John Cabot e quindi la motivazione per cui abbiamo organizzato questa riunione è proprio il desiderio di preparare appunto la nostra delegazione COP prima dell'avvio della conferenza. Quindi adesso io mi rivolgo agli studenti e ai giovani e vorrei dare a loro il microfono per cercare di capire quale tipo di domande magari possono fare sulla base di quello che hanno sentito. Intanto volevo presentare questa delegazione COP, quattro studenti che sono stati scelti per essere parte di questa delegazione COP: Lynch, studente italiano, Chloe degli Stati Uniti, Manuela brasiliana e Betsy dell'Etiopia. Quindi questo gruppo rappresenta molto in qualche modo gli studenti della John Cabot. Noi abbiamo studenti da più di 70 paesi
E quindi sono molto interessata a capire che cosa questi quattro studenti hanno da dire o magari vi vogliono chiedere. Quindi lascio loro il microfono. Thank you very much for this. Grazie molte. Giacomo, thank you for your grazie Giacomo anche per la chiusura, per noi è molto molto importante. Ho una domanda nel prepararsi a questa conferenza per quanto riguarda la duplicità, come possiamo fare in modo che questo fondo integrazione perdite possa essere, diciamo, un fondo che possa andare ad integrare altri tipi di iniziativi? E visto che c'è stata questa discussione sui diritti umani e anche su altri aspetti che sono connessi all'ambiente, volevo capire che cosa questo può dare per quanto riguarda un sostegno all'aspetto diritti umani, alla lotta contro corruzione. E questo tipo di risorse, di finanziamenti sono estremamente importanti e quindi in qualche modo noi dobbiamo essere certi che raggiungano, diciamo, i giusti destinatari, i giusti beneficiari, perché noi abbiamo avuto una lunga storia, diciamo, di corruzione in alcuni paesi. Ecco, quindi questo è importante, lo so, sono tante domande, si potrebbe parlare per ore, ma insomma questo è quello che mi sentivo di dire. Rispondiamo allora uno alla volta, visto che le domande erano tante. Bene, grazie. Il modo in cui questo fondo si integra, diciamo, all'interno delle iniziative generali, dobbiamo chiarire che questo fondo, almeno per quanto mi riguarda, dovrebbe essere relativamente piccolo rispetto a quello che sono altri tipi di accordi o di intese. Non sono, diciamo, fondi da miliardi e miliardi di dollari. L'obiettivo di questo fondo dovrebbe essere quello di fungere un po' da pilota per nuove modalità di affrontare il problema dei danni e delle perdite. In molti casi, i paesi non riescono, diciamo, necessariamente a coinvolgere il privato e quindi in qualche modo questi paesi così possono diventare assicurabili anche da privati. Quindi i fondi in questo settore potrebbero appunto andare anche ad essere utilizzati per far sì che questi paesi diventino in qualche modo assicurabili, insurable. Questa è una delle cose che questo fondo può fare. Per quanto riguarda i diritti umani, non sono un esperto, ma per quanto riguarda appunto la garanzia che effettivamente i fondi possano raggiungere i giusti beneficiari, i più vulnerabili, i più poveri, posso dire che io praticamente sono stato coinvolto in questa iniziativa sin dall'inizio e io credo che in qualche modo un fondo, per esempio per quanto riguarda il clima e l'adattamento, quando si devolvono questi fondi, si sa che questi fondi devono raggiungere praticamente quelli che sono in maggiore necessità. Quindi ogni progetto, ogni decisione di finanziamento deve essere approvata a livello di board, a livello di consiglio. E quando abbiamo definito questo fondo Green Climate, abbiamo in qualche modo fatto una verifica, un monitoraggio in qualche modo, per far sì che in qualche modo questi progetti andassero proprio a beneficiare coloro che ne avevano più bisogno.
Chi scrive, diciamo, questi progetti di proposte deve avere anche delle competenze, diciamo, di tipo finanziario e bancario. Quindi, se si vuole in qualche modo far sì che i fondi possano effettivamente essere convogliati ai beneficiari nel modo corretto, è importante che ci siano, appunto, progetti che poi possano dare a tutti i vari settori, l'ho visto per esempio in India, in Indonesia, quelli che sono, diciamo, i giusti fondi. Non si deve creare una sorta di concorrenza fra paesi per questi fondi. Quindi fondamentalmente, in molti casi, sono proprio le persone sul campo che conoscono meglio come utilizzare i fondi. Certo, per carità, ci potranno essere delle problematiche di correzione, ma se questi progetti sono progetti su scala medio-piccola, sicuramente ci sarà meno interesse, diciamo, ad attivare delle iniziative di corruzione. Quindi è importante che ci siano fondi che possano tutelare tutti. E la questione cruciale non è tanto chi tuteliamo e da che cosa, ma chi non tuteliamo da cosa? Ed in questa domanda dobbiamo capire chi dovrebbe essere coinvolto anche nel decidere, perché possiamo farlo a livello provinciale, a livello nazionale, a livello regionale, addirittura a livello internazionale. Ecco, questo è un po' il compito che le persone sul campo avranno. Bisogna decidere come farlo al meglio, ed è solo così che in qualche modo si può dare voce alle persone che sul campo non ce l'hanno, e bisogna dare la possibilità, appunto, di essere coinvolti nella definizione delle decisioni di investimento. La mia domanda riguarda molto quello che diceva Betsy. Sono molto interessata nel cercare di capire questo processo per capire come, appunto, allocare questi fondi, ma volevo prendere anche un'altra impostazione e concentrarmi su quello che è questo fondo perdite e danni. Volevo chiedere, appunto, la vostra opinione sulla partecipazione di così tante istituzioni e di, appunto, entità che rappresentano, per esempio, il mondo dei carburanti fossili in questo tipo di conferenza. Quindi, come vedete, il posizionamento di coloro che sono, diciamo, rappresentati in questa conferenza e che dovrebbero in qualche modo cercare di dirci come allontanarci da quelli che sono gli utilizzi del carburante fossile. Beh, questa domanda è un po' la stessa domanda che ci chiediamo sin dall'inizio, diciamo, della COP. E di quando si parla, appunto, dei paesi produttori di petrolio. Allora, si dice sempre perché bisogna coinvolgerli in questo processo, perché chiaramente c'è un interesse nel farlo, tutti hanno un interesse in questo tipo di processo, e quindi se non li mantieni all'interno del dibattito e della discussione, poi sarà molto difficile arrivare al cuore del problema. Loro sono il problema, ma devono essere anche parte della soluzione, altrimenti non sarai mai in grado di imporre qualcosa su di loro, sulle imprese, sui paesi produttori di petrolio. Quindi bisogna che siano parte della discussione, del dibattito. Se guardate a quelli che sono, per esempio, i discorsi, diciamo, che sono stati fatti da vari presidenti del COP, vedete che le cose effettivamente sono cambiate, quindi tutti in qualche modo hanno un po' appreso qualcosa. Tanti sono stati criticati, no, all'inizio di questa COP, ma poi in realtà molte cose sono passate, molti messaggi sono passati, le posizioni si sono evolute, quindi si è iniziato parlando di emissioni e adesso poi si passa finalmente dei problemi reali del carburante fossile,
Sappiamo che molti paesi vivono praticamente di carburanti fossili, però il fatto che i paesi siano stati coinvolti nella discussione ha in qualche modo fatto progredire un po' quelle che sono le loro posizioni. E questo anche per quanto riguarda tutti gli altri paesi che partecipano alla COP. Penso che è difficile magari da far passare questo messaggio, ma io credo che sia meglio mantenerli all'interno della discussione e del dibattito che fuori. Tu che ne pensi? Beh sì, dobbiamo renderci conto che effettivamente noi siamo in un mondo diverso, noi non stiamo più negoziando un trattato, soprattutto dopo il protocollo di Kyoto che ha degli obblighi vincolanti. Quindi questi gruppi, queste lobby, effettivamente si sono inseriti, hanno cercato di modificare la natura di questi obblighi. Adesso il negoziato, diciamo, sarà un po' più tecnico, farà un po' un bilancio della situazione. Quindi io credo che in qualche modo bisogna tenerli in gioco queste parti. Ci sono tante lobby. E non penso che queste lobby però possano avere lo stesso tipo, la stessa grande influenza che avevano all'inizio di questo processo. Adesso le regole del gioco sono un po' diverse, quindi non mi preoccuperei troppo. Quindi dobbiamo tenerli all'interno di questo processo, queste lobby, e penso che effettivamente loro stanno cercando in qualche modo di fare qualcosa con tutti i limiti che hanno. Non è che sono soltanto, diciamo, i paesi produttori di petrolio. Io credo che la cosa positiva è che in qualche modo abbiano scelto di far parte di questo processo e che comunque hanno speso anche molti fondi per la COP. E penso quindi che hanno deciso di partecipare perché non volevano che ci fosse, diciamo, una decisione che in qualche modo li escludesse, una decisione non aperta. E nel momento in cui non vanno a far parte, diciamo, delle presidenze, perché le presidenze poi non è che vogliono necessariamente prescrivere delle politiche. Se chiaramente la decisione non è una decisione aperta, ma sembra qualcosa di più coperto, la reazione da parte loro non sarebbe delle più positive. Quindi io credo che non sia male il fatto che loro siano all'interno del processo. La mia domanda fa riferimento sempre al fondo danni e perdite. E mi chiedevo come sarà distribuita la distribuzione dei fondi per questo fondo Loss and Fund. Come saranno distribuiti questi fondi? I criteri di distribuzione. Non penso sia stato ancora deciso. Per il momento questo fondo, che ormai esiste da tempo, dice chiaramente che è per i paesi in via di sviluppo, ma in realtà ancora non ci sono delle regole chiare, quindi noi dovremmo cercare di gestire questo fondo con una sorta di ambiguità costruttiva. Se l'Italia dovesse seguire, diciamo, la sua proposta, ci sono altri paesi che, insomma, a livello di Unione Europea hanno un atteggiamento anche un po' più tiepido. Quindi potrebbe accadere che quindi il Consiglio che sarà eletto potrebbe arrivare con dei criteri, diciamo, di distribuzione. Per esempio, alcuni fondi potrebbero essere utilizzati, per esempio, per la ricostruzione, una parte per la mitigazione, un'altra parte per l'adattamento. Io non credo
che ci deve essere necessariamente una sorta di suddivisione nazionale, per il motivo appunto che non sappiamo ancora quali saranno questi paesi di via di sviluppo a cui noi dovremo convogliare questi fondi. Quindi per il momento non ci sono ancora dei criteri precisi di distribuzione. In realtà, ad esempio, da parte nostra, e parlo diciamo come rappresentante dell'Unione Europea, quando abbiamo iniziato a discutere di questa questione, pensavamo di vincolare questi fondi ai più vulnerabili, però poi si dice: ma che cosa si intende per più vulnerabili? E ci sono diversi indicatori che possono essere utilizzati per comprendere perché, diciamo, si può considerare un paese vulnerabile. Anche un paese ricco può essere vulnerabile a perdite e danni, a seconda della prospettiva che si ha. Ma l'idea di fondo era quella di non far sì che i grossi paesi dovessero utilizzare questi fondi, ma che bisognava dare, diciamo, la priorità ai paesi meno sviluppati, o cioè quei paesi che non avevano la possibilità di far fronte a danni e perdite da soli. Quindi ne abbiamo discusso all'interno dell'Unione Europea su come rendere operativo questo concetto della vulnerabilità, ed è stato alquanto complesso. Quindi alla fine penso che vi sarà una certa quantità di fondi che saranno dedicati proprio ai più vulnerabili. Poi nel rendere operativo questi fondi dovremo vedere che cosa vulnerabile o vulnerabilità vuol dire. Per esempio, non so, magari Pakistan, per esempio, ha messo in discussione, diciamo, questo concetto del vulnerabile, della vulnerabilità, perché chiaramente magari un paese che non è necessariamente tra i più vulnerabili, però ha un problema, per esempio un'inondazione, potrebbe diventare un paese che deve avere accesso a questo tipo di fondi per danni e perdite. Ma è veramente molto difficile trovare un criterio di distribuzione per questi fondi. Grazie. Grazie mille. L'ultima domanda: quali pensate siano le azioni che dovrebbero essere prese per raggiungere questi obiettivi? Perché, come è stato ricordato, noi abbiamo avuto, per esempio, buoni risultati nella COP 26 e nella COP 27. Ma come avete detto, i finanziamenti non sono mai sufficienti, quindi quali dovrebbero essere ulteriori sforzi da parte dei paesi e da parte delle istituzioni nella COP 28 per rendere appunto queste azioni operative in quello che è questo lasso temporale appunto di 5 o 10 anni a seconda di una pianificazione decennale o quinquennale? Chi vuole rispondere? Beh, ovviamente le nostre aspettative per la COP 28 sono che non vogliamo che ci sia una decisione non aperta o chiara, ma che comunque il bilancio globale delle emissioni sia una decisione presa all'interno della COP, perché parte di questa decisione si dedicherà appunto all'adattamento, alla mitigazione e a delle modalità di attuazione, ma ci sarà, diciamo, una sorta di revisione complessiva. Riconosciamo che appunto siamo ancora indietro rispetto a tanti obiettivi, non abbiamo ancora raggiunto gli obiettivi di Parigi, siamo in traiettoria ma ancora lontani dai risultati. Quindi che cosa possiamo fare? Le nostre aspettative sono quelle di avere delle decisioni in termini di impegni, di voler fare qualcosa, per esempio per quanto riguarda appunto il triplicare le energie rinnovabili e anche il menzionare appunto le combustibili fossili, e la riduzione graduale che ci deve essere per questo tipo di combustibili è molto importante. Però, come dicevo prima, il problema è come riuscire a valutare che quello che si dice oggi, che si decide oggi, poi potrà essere raggiunto.
in futuro. E quindi il giorno dopo, insomma, dovrà sempre esserci in prima linea questo aspetto della responsabilità, del monitoraggio dei risultati raggiunti per capire se sono state mantenute le promesse. Cercheremo di farlo, grazie. Non so se ci sono altri dal pubblico che vogliono fare delle domande. Grazie. Ho una domanda. Dr. Mueller, I was reading a paper that you wrote. You said something along the lines of less ambition may be more promising. È importante essere più ambiziosi per quanto riguarda il protocollo, per esempio, adattamento proposto dall'India. E Giacomo, per esempio, ci ha detto che è necessario avere ambizione. E quindi credo che se saremo forse troppo ambiziosi, magari alcune di queste ambizioni potrebbero necessariamente non essere raggiunte. Quindi bisogna in qualche modo avere un approccio, diciamo, realistico ed evitare di essere troppo ambiziosi. E quindi dobbiamo creare una sorta di dialogo aperto, soprattutto con i giovani. Penso quindi che questo è un elemento molto importante. Se siamo troppo ambiziosi, ci concentriamo su obiettivi che non sono, diciamo, tangibili e raggiungibili, rischieremo magari poi che si dica successivamente che la conferenza non ha raggiunto gli obiettivi sperati. Dobbiamo anche garantire, appunto, la biodiversità a livello mondiale. Quindi sono tanti gli aspetti e dobbiamo quindi trovare un giusto mix di risultati che poi dia, diciamo, un giudizio positivo di quello che si è raggiunto alla COP. Ho scritto così tante cose, andava veramente alla velocità della luce la nostra studentessa, e quindi posso dire che comunque grazie per tutti questi spunti che ci ha dato. Uno dei problemi è che questa ambizione sta diventando un po' uno slogan, fondamentalmente per quanto riguarda l'aspetto della mitigazione o anche dell'adattamento. Diciamo, c'è tanto dibattito su questi aspetti, ma posso dire che il mio obiettivo principale, oltre a quello che è l'aspetto finanziario, è quello di essere molto chiari su quello che tutti i paesi devono fare per quanto riguarda il cambiamento climatico da soli, di per sé. Avete visto quello che è accaduto praticamente per quanto riguarda il fondo per affrontare un'emergenza pandemica come il Covid? Sono stati tanti fondi nazionali, ma tanti fondi nazionali e non solo internazionali. Quindi è importante che i paesi capiscano che in qualche modo loro devono anche utilizzare delle loro risorse. Tanto per fare un esempio, in India, dove io ho tanti collegamenti, c'è un programma che si chiama Ujjal, un programma che il governo centrale ha deciso di utilizzare per i più poveri. Che si fa? Loro fanno praticamente dei offerte, delle gare, hanno, diciamo, delle forniture che vengono date a prezzi più bassi e poi vengono utilizzati per i più poveri. Ecco, per esempio, per quanto riguarda i veicoli elettrici, si potrebbe fare magari una gara e si potrebbero utilizzare le forze di mercato per riuscire ad ottenere dei trasferimenti di tecnologia. Questo è solo un esempio. Invece di parlare soltanto di flussi nazionali, internazionali e multilaterali,
di finanziamento, bisognerebbe mostrare anche come le cose possono fare, per esempio, con questi prelievi nel settore dell'aviazione, come appunto i paesi possono attivare questi prelievi. Diciamo, queste sono iniziative concrete su cui noi ci dobbiamo concentrare maggiormente per far sì che i paesi si aiutino in qualche modo da soli. Per quanto riguarda la seconda parte, è importante coinvolgere anche quelli che sono gli stakeholder locali. E ci sono degli aspetti molto specifici che effettivamente devono essere considerati, in particolare per quanto riguarda le ultime COPs, la partecipazione, diciamo, dei stakeholder civili è aumentata. Se si fa, per esempio, una analisi, si può vedere che la partecipazione, appunto, dei civili, dei locali è aumentata moltissimo. Quindi sicuramente noi dobbiamo rafforzare la partecipazione, la loro partecipazione in questo processo, perché questo è un aspetto che li riguarda in prima persona. Quindi le capacità delle popolazioni indigene di proporre appunto queste dimensioni è estremamente importante, e credo che in qualche modo noi ci dobbiamo interessare a quelli che sono gli aspetti che riguardano la transizione. E loro per esempio hanno 6 rappresentanti permanenti che sono sempre lì, che hanno appunto la possibilità di partecipare, di essere consultati, perché questo chiaramente fa riferimento a quella che è la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene, perché chiaramente il cambiamento climatico li coinvolge direttamente, li minaccia direttamente. E quindi ci deve essere la capacità dei giovani di essere consultati. Quindi penso che da questo punto di vista qualche passo avanti ci sia stato, e credo quindi che noi dovremmo in qualche modo attivare delle azioni proprio su misure specifiche. Okay, thank you. Bene, qualcun altro ha domande? Rodrigo Salcedo. I have a question for especially Professor Mueller. Ho una domanda per il professor Mueller in particolare. Conosce meccanismi che possono essere applicati a questo fondo perdite e danni per far sì che i progetti possano garantire la sostenibilità del progetto stesso? Things will still be working in the area where the funding has been. Per cui si possa continuare magari a lavorare su quelli che sono i settori in cui noi abbiamo applicato queste iniziative, o ci sono comunque dei meccanismi che in qualche modo le politiche pubbliche potrebbero attuare o implementare con questi fondi, con queste iniziative, per far sì che gli interventi continuino ad essere sostenibili per quanto riguarda la mitigazione, l'adattamento, e in questo caso io penso che veramente i risultati debbano sicuramente andare oltre quella che è la semplice durata di un progetto. Allora, breve risposta è no. Però te ne posso dare una più lunga di risposta in qualche modo. E cioè, questi programmi di sviluppo che per esempio abbiamo avuto in India e in Indonesia sono sempre stati un successo quando poi i governi in qualche modo se ne sono appropriati, hanno portato avanti dei trasferimenti di bilancio. In India, c'è un piano di garanzia per l'occupazione per i poveri che operano nel settore rurale. Paid through the central government
I finanziamenti vanno quindi dal governo centrale a quelli che sono poi i governi locali. E la cosa interessante è che se sono povero, per esempio, e magari, non lo so, ho diritto a un certo numero di giorni, diciamo, di lavoro, possono essere 50, 100, poi si decide. E questo è deciso, diciamo, a livello locale, qual è il tipo di lavoro che si deve fare nell'ambito di questo progetto. E questo è molto importante, perché a livello locale si conoscono meglio le esigenze dei cittadini. E questo è un ottimo sistema che potrebbe funzionare anche per i fondi per quanto riguarda l'adattamento. Questi trasferimenti, diciamo, finanziari sono estremamente importanti. Poi c'è anche una sorta di controllo da parte degli organismi sociali, degli organismi della società civile, delle strutture di governo, e quindi si diventa il più sostenibili possibile nell'ambito di queste iniziative. Quando si fa parte, diciamo, del sistema di bilancio di questa struttura, diciamo, il progetto diventa sostenibile. Ho risposto in parte alla sua domanda? Perfetto. Anyone else? Altri? Nobody else. No, non c'è più nessuno. Okay, well, bene, allora vi ringraziamo. Benito. Benito, Federica e Giacomo, per questa presentazione veramente molto interessante, che ha offerto molti, molti spunti di discussione.